Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Se c'è un brand, un segnatempo che almeno nella sua categoria, quella dei diver, ha fatto parlare di sé molto in questo ultimo periodo, è probabilmente lo Yema Superman Heritage. Allora, l'ho comprato apposta per fare questa recensione ed è un segnatempo, un orologino che mi ha colpito veramente tanto. Non è perfetto, non è esente da critiche, ma è molto affascinante. Scopriamolo insieme, ragazzi, questo piccolo diver dall'aspetto vintage. A voi il video. Eccoci qua, ne abbiamo parlato a lungo, lo abbiamo scoperto, studiato ed approfondito insieme e alla fine ho deciso di comprarlo. Questo è lo Yema Superman Heritage, di fatto la riedizione dell'omonimo modello vintage. Yema è una casa affascinante, nata nel 1948 in Francia e lì si afferma in pochi decenni come una delle case più rappresentative della nazione, specializzandosi nella creazione di veri e propri tool watch pensati per il mare, per le gare automobilistiche e anche per l'aviazione. Il 1963 fu un anno di svolta per quella che allora era ancora una giovane maison. Yema presenta il Superman, un diver resistente fino a 300 metri di profondità, contraddistinto da un sistema di blocco della ghiera unico e brevettato, incorporato nella corona di carica. Una volta avvitata, una sorta di lamella dentata bloccava fisicamente la ghiera, garantendo una sicurezza notevole nella lettura dei tempi di decompressione. Questo orologio, inizialmente pensato per i sommozzatori, venne scelto da niente meno che dall'aeronautica militare francese come segnatempo per i piloti d'aereo, questo grazie alla sua notevole robustezza. Chiaramente una scelta del genere, così patriottica, se ci pensiamo, orologio francese al polso di piloti francesi, non ha fatto altro che regalare blasone, fascino e pregio a questa casa che ebbe un grande successo in passato, ma che purtroppo, come tante altre, visse un decadimento durante la crisi del quarzo, finendo quasi nel dimenticatoio. Ci pensavo giusto ieri, la storia dell'orologeria è meravigliosa, ma è spesso triste, fatta certo di sogni, innovazioni, è successo, ma anche di fallimenti e amarezza. Tanti piccoli brand, purtroppo, non ce l'hanno fatta. Pensate un po', dall'88 al 2004 Yema fece parte del gruppo Seiko, per poi tornare nuovamente in Francia, a Montreux, dove ha sede ancora oggi. Nel 2018, forse un po' in sordina, Yema rilancia il Superman, denominandolo Heritage, l'orologio del video di oggi. Ne esistono due misure, il 39, che è il mio, ed il 41, più massiccio, riconoscibile immediatamente dalla diversa forma del bracciale. Lo vedete, è un segnatempo che sprizza anima vintage da ogni poro. Dal punto di vista estetico riprende a piene mani il modello del passato e rimane anche quello che è probabilmente il dettaglio più affascinante dell'orologio, ovvero il sistema di blocco della ghiera, lo stesso di una volta, anche se, forse, un po' meno utile di prima. Ne parliamo tra poco. Questo orologio non solo appare come un vintage, ma dà questa impressione anche alla mano, al tatto. Non capita tanto spesso. Due esempi simili di orologi praticamente invariati nel corso dei decenni sono lo Speedmaster di Omega e l'Ironman di Glycine. Le prime impressioni, una volta tirato fuori dalla scatola, che tra l'altro è una bellissima e gradevole pochette da viaggio in pelle, sono state molto contrastanti. Esteticamente è una favola, ogni elemento è al posto giusto, il design, i riflessi e la silhouette sono tutte un capolavoro, lo trovo magnifico. Appena preso in mano ricordo di aver percepito una cosa non particolarmente gradevole, almeno in quel momento, ovvero la leggerezza del bracciale e un po' di rumorosità. Dopo qualche ora però, osservandolo bene e tenendolo al polso, ho capito che quelle erano le naturali conseguenze della sua forma, sottile, raramente ho visto maglie così fini. Partiamo dalla cassa. La forma è identica a quella del modello vintage. Si nota qualche somiglianza con il Seamaster di Omega o con il Submariner di Rolex, naturalmente quelli dell'epoca, ma è comunque unica e ricca di carattere. La silhouette è molto aggraziata. Il diametro misura poco meno di 39 mm, ma il lug to lug, di circa 48, lo rende piuttosto slanciato, una forma quasi unica, mi viene da dire. Questa cassa è tutta lucida, in controtendenza rispetto agli standard moderni, almeno in questa fascia di prezzo, dove ormai siamo tutti abituati a vedere parti satinate con transizioni a lucido. Attenzione, questo non è un difetto, ma una scelta stilistica, che detto sinceramente, in questo caso molto vintage, apprezzo tantissimo. La forma è comunque sfaccettata e osservandola, soprattutto lateralmente, si nota quanta cura abbiano riposto nella lavorazione. A ore 3 troviamo la caratteristica principe del Superman, la corona, con annesso e collegato il sistema di blocco ghiera.
È protetta da due spallette, ma anche grazie alle sue dimensioni generose la comodità è ottima. Mi piacciono tantissimo le corone grandi, trasmettono proprio solidità. La finitura è zigrinata e frontalmente presenta una cupola lucida con inciso abbastanza superficialmente il logo di Yema. Secondo me qua potevano fare di meglio, con un'incisione o una lavorazione più curata o più profonda. L'azionamento è comodissimo ed il canotto ha vita che è una meraviglia, senza la minima esitazione, tra l'altro staccando la carica manuale, questa non è una cosa da poco. Il sistema di blocco della ghiera è qualcosa di unico, si tratta sostanzialmente di un lamierino dentato posizionato tra ghiera e cassa. Una volta avvitata per bene la corona, questo si blocca e fa presa sulla ghiera. Un sistema ingegnoso, semplice e funzionale. Quella cosa in più che sa rendere unico un orologio, creando in questo caso un continuum chiaramente tra il modello storico e il moderno. Qui forse sarò un po' puntiglioso, ma io l'avrei fatta diversamente. La ghiera è unidirezionale, un classico degli orologi moderni, e questo rende meno utile il sistema di blocco, perché di fatto gli scatti la bloccano. L'avrei preferita libera, come una volta, rendendolo essenziale. Qui certo dà quel senso di sicurezza in più, ma è sicuramente molto meno utile che in passato. L'inserto è magnifico, in alluminio con stampa nera. La cosa bella è che sembra quasi pensato in negativo, con numeri chiari, color alluminio nudo, contornati dal nero stampato. Questo crea un bel contrasto e i riflessi, ragazzi, wow, forse la parte più bella dell'intero orologio. L'azionamento è reso più agevole dalla zigrinatura, ma trattandosi di un orologio abbastanza piccolo, ed io ho le mani enormi, a volte le dita mi scivolano un po'. Gli scatti sono 120, precisi, fluidi e senza particolari incertezze. Il quadrante è spettacolare, la grafica fa molto Submariner vintage, gli indici stampati, in Super Luminova, sono molto tridimensionali, quasi come i tipici pallettoni di trizio di una volta. Sono molto felice li abbiano realizzati di colore chiaro e non troppo tendente al giallo. Non vado matto per le finte patine, quelle di Old Rhodium marrone artificiale, avete capito. La base è un nero opaco con grafica stampata bianca, tutto allineato alla perfezione, con il datario nella classica posizione ad ore 3. Piccolo, elegante e classico è il logo di Yema Superman ad ore 12, anch'esso stampato. Mi piace molto, con la classica Y arricciata, la stessa che troviamo su corona e fondello. Il gioco sfere è anch'esso identico a quello del passato, lancetta delle ore piccola e a bastone, ma lancetta dei minuti grande e a freccia. Chiaramente una differenza pensata e studiata. Un diver deve necessariamente avere una lancetta dei minuti immediatamente riconoscibile. È proprio lei che serve sott'acqua. Quella dei secondi è a lancia, con una forma simile a quella di alcuni Seiko vintage. Le sfere hanno tutte una finitura lucida, cosa che con i riflessi giusti appaga molto alla vista. Anch'esse sono riempite di Superluminova. Il risultato al buio è veramente notevole, una luminescenza piuttosto intensa e persistente. Non siamo certo ai livelli di Seiko, ma è comunque molto performante. Tutto quanto è sovrastato da un cupolone in vetro zaffiro che dà un ottimo effetto di lente al quadrante e naturalmente un carattere molto vintage. La resistenza ai graffi è di conseguenza ottima, perfetta, e anche se non dichiarato, credo abbia un bel trattamento antiriflesso. La lettura è sempre molto nitida. Girandolo possiamo osservare il fondello, realizzato molto bene. Qui una frecciatina la voglio tirare, non siamo ai livelli di Mercure. La lavorazione qui è superficiale, ma è comunque di grande impatto, con la Y di Yema contornata da questa bellissima illustrazione. Attorno, con un font forse un po' asettico, sono presenti informazioni tecniche, come la provenienza. Loro stessi dichiarano di produrlo in Francia, ma dettagli tipo la clasp mi fanno pensare che qualche cosina venga dall'Asia. Non lo aprirò, per i soliti motivi, è un diver ed è nuovo. Il movimento che troviamo all'interno, in questa versione, è lo svizzero Sellita SV200, clone dell'ETA 2824. Movimento che si è dimostrato essere robusto e affidabile almeno quanto il cugino. Attualmente il mercato questo può dare, impuntarsi contro Sellita è qualcosa di abbastanza inutile e fine a se stesso dal mio punto di vista. Se la qualità è paragonabile a ETA, se non identica, perché pretendere di più quando chiaramente non è possibile a livello industriale? Per quanto riguarda la questione Yema calibri in-house, il discorso qui si fa contorto. Gli orologi automatici con movimento di manifattura che vendono costano la metà di quelli con Sellita. E questo è strano, quasi si potrebbe pensare ad una produzione asiatica, ma io finché non ce l'ho tra le mani ho deciso di non sbilanciarmi. State tranquilli, andrò a fondo. Probabilmente ne comprerò uno io stesso per indagare. Il bracciale. Come ho detto ad inizio video, le prime sensazioni a tatto mi hanno trasmesso leggerezza e nei primi momenti non mi aveva convinto. È bastato però poco per capirlo, è davvero un ottimo bracciale che fa del poco spessore il suo punto di forza. Le maglie sono estremamente sottili, quasi come un lamierino ripiegato, ma sono piene e anche molto ben lavorate. Si tratta di un 5 maglie, molto simile ad un Jubilee.
Ogni maglia è composta da 5 elementi indipendenti, 2 parti satinate alle estremità, 2 lucide subito dopo ed infine un'altra finissima satinata al centro. Vi starò facendo vedere proprio ogni singola maglia per come è fatta, nelle sue sezioni. Un bracciale molto elaborato, niente male. I finali sono pieni e le maglie hanno il sistema classico con i pin. In questo caso lo trovo perfetto ed adeguato, farle a vite sarebbe stato molto difficile dato lo spessore. Purtroppo se avete il polso molto peloso preparatevi perché tira i peli. Io stesso, non lo nascondo, ho iniziato a radermi il polso da quando ho il canale, sia per evitare questi problemi che per una pura questione di immagine, ho veramente un polso da orso. La nota dolente, forse l'unica vera dell'orologio, è la clasp. È robusta, funzionale e completa, con la chiusura di sicurezza e persino l'allungamento per la muta da sub, ma è basica e purtroppo un po' dura da aprire. Un vero peccato. Fa il suo dovere, ma aprirla a volte fa un po' male alle dita. Al polso l'orologio è spettacolare, piccolo, comodo e compatto. Del resto le misure parlano chiaro, un diver da 38-39 mm per me è la perfezione al polso. Completo, impermeabile, comodo e di basso profilo. Per me in questo caso si può quasi parlare di eleganza. Il bracciale, data la sua forma, avvolge il polso che è una meraviglia e l'impatto visivo, almeno su un polso come il mio da 17, trasmette un ottimo bilanciamento, forse la misura perfetta per un fisico come il mio. Tiriamo le somme. L'orologio non è assolutamente perfetto. Dettagli come la clasp fanno storcere un po' il naso, certo, ma dobbiamo ricordarci che si tratta pur sempre di un orologio che costa 1000 euro, non 5000. Con questo budget non dico sia un best buy, ma è comunque qualcosa di unico, storico, affascinante e di alta qualità. In questa fascia di prezzo alcuni micro brand possono offrire caratteristiche qualitative superiori, chiaro, ma qui abbiamo l'heritage, la storia, e questo lo sappiamo, per noi appassionati è un enorme valore aggiunto. Lo ricomprerei? Assolutamente sì. Lo consiglio? Certo, soprattutto a tutti quegli appassionati che sono alla ricerca di un diver dal diametro contenuto o a chi con un budget di circa 1000 euro punta ad un orologio moderno, storicamente importante, bello e dall'indubbia qualità. Nel panorama moderno per me è una vera chicca, troppo spesso sottovalutata. Non dovrei neanche più ripetervelo a fine video ragazzi, ma ovviamente se la recensione vi è piaciuta lasciate un bel like qui sotto, è un modo eccezionale che avete per aiutarmi in questo intricatissimo algoritmo che è YouTube. Lasciate un commento per dire la vostra opinione su Yema, oppure secondo voi quali sono altre alternative con questo stile, questo diametro, insomma ci siamo capiti. Volevo ringraziare come sempre tutti i miei patrons, i miei sostenitori attivi, ragazzi meravigliosi che giorno dopo giorno, mese dopo mese mi aiutano a portare avanti questo progetto. Oggi ad esempio ho potuto comprare questo orologio grazie anche al loro supporto, grazie, quindi di fatto mi finanziano. Ragazzi, siete meravigliosi, non finirò mai di ringraziarvi. Per tutti gli altri, quelli che ancora non sono iscritti a questo canale, fatelo cliccando questo link. Come sempre, alla prossima e grazie a tutti.